Ciao, questo è il secondo video per presentarvi il secondo libro di quelli che io considero i miei tre libri didattici più importanti. L'altra volta abbiamo parlato del metodo per pianoforte pop rock, siete stati tantissimi a vedere questo video, quindi vi ringrazio e questa sera vi parlo invece di questo che è anche il più recente perché è uscito appena un anno e mezzo fa e si intitola Il pianoforte 5.0. Dunque, non è la versione, diciamo, numero 2 del metodo, è un upgrade, diciamo, è qualcosa che va un pochino più avanti, no? Cercando di portare colui che lo studierà ad un livello quasi professionale, quasi, perché professionale è una parola veramente molto molto complicata che ha bisogno di tanto live e non solo di libri. Però qui ci sono tutte quelle cose che comunque un professionista o colui che sceglie di fare questo lavoro deve conoscere, deve sapere, altrimenti non potrà mai entrare nel mondo della musica a livello professionale. È collegato anche questo da MP3 che vi saranno mandati ovviamente via mail. E cos'altro dire? È un po' difficilotto, però insomma, se uno si mette con calma, riesce, diciamo, a maturarlo e a viverlo bene, insomma, anche se è difficile all'inizio. E questo libro è più adatto per coloro che hanno già studiato sul pianoforte pop rock. Si può anche cominciare da questo, ma bisogna essere già musicisti un pochino più esperti. Beh, dunque, in questo libro sono contenuti molti, molti esempi musicali, però ce n'è uno che so che farà molto piacere a tanti di voi, perché me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto la partitura di questa cosa. Io sto parlando dell'assolo di Via, l'assolo del brano Via di Claudio Baglioni, che io ho suonato per tanti anni dal vivo, quindi lo potete ascoltare in tutti i dischi live di Claudio. Ed è un assolo un po' complicato, sì, effettivamente è un po' difficile, però studiandolo lo si può suonare tranquillamente, quindi non vi preoccupate. E io a questo punto vi lascio con l'assolo di Via, d'accordo? Ok, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao, grazie ancora, ciao!